Per capire cosa mi sta succedendo, dobbiamo fare un passo indietro. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi sono a Prato Valentino, che è una località nel comune di Teglio, in Valtellina. Oggi è una giornata magnifica, c'è un sole caldissimo. Io ho deciso di regalarmi questa escursione infrasettimanale con questa novità. Sto risalendo con gli sci da sci alpinismo. In realtà questi sarebbero degli impianti sciistici, che però, date le circostanze, non hanno mai aperto quest'anno. Fa veramente caldissimo. Mi aspettavo di trovare caldo, ma non così tanto. Invece di scegliere la strada, scelgo di salire per questo versante che non so se rende dalla telecamera, è abbastanza ripido. Metto l'alzatacco. Con l'alzatacco dovrebbe venirmi un pochettino più comodo il salire su una pendenza così elevata, tra virgolette. La pendenza vi assicuro che si fa sentire, ma ormai sono quasi arrivato al piano. Questo caldo mi sta facendo fare il doppio della fatica. Ora faccio una sosta qui dove finisce la seggiovia, inizia lo ski lift che è qua dietro. Se mi vedete questo e non sapete che cos'è, è un ARPA o ARVA, è un dispositivo che emana un segnale, è obbligatorio per legge indossarlo quando si fanno le escursioni in montagna con la neve. Ti permette di essere trovato se dovessi finire sommerso da una valanga, essere messo in modalità ricezione in modo tale che puoi essere tu stesso a trovare persone che potrebbero essere rimaste sotto una valanga. Ci sono altre due cose essenziali, una sonda che ho nello zaino, che permette di sondare la neve una volta che hai individuato il punto dove potrebbe esserci sotto la persona sommersa, e come terzo strumento una pala che ti permette di scavare molto più facilmente nella neve. Ho trovato delle tracce di altri sci alpinisti che fanno salire un po' a zig zag questo pendio, che sennò sarebbe abbastanza ripido. Sto per scollinare. Spettacolo. Dai che ci siamo quasi. È stata dura, La prima volta che vengo con gli sci quest'anno. Sto un po' soffrendo, lo ammetto. Ma ormai sono su. Visto che c'è tanta gente lì alla casetta, non mi va di fermarmi. Penso che provo ad arrivare su lì in cima, in modo tale che dovrei essere solo. Guardate che bello. Ovviamente gli ultimi 10 minuti di salita è arrivata la nuvola che ha coperto il sole, fa molto freddo. Monte Brione, è fatta. Alle mie spalle c'è un panorama bellissimo, ma anche qua davanti. Eccoci. Ok, ci stopper anche di qui. E questo qua. Quando lo scarpone è agganciato allo sci, questo si abbassa e questi gancini salgono. E quando lo scarpone non è indossato, lo sci così si ferma, diciamo, a degli appigli sulla neve per non scivolare. Non è fondamentale averli, però è una sicurezza in più. È veramente fantastico il fatto di essere qui. Volevo proprio godermi questa giornata. Faccio volare il drone, poi vi metterò qui e riprenderò la discesa. Fai veramente molta fatica
a salire, ma nel momento in cui arrivi in cima o comunque dov'è la tua destinazione, come la mia in questo caso, non c'è nessuno, sono qui totalmente da solo, non c'è un filo d'aria, fa caldo, c'è il sole, tutta la fatica che ho fatto praticamente non la sento più, mi dà proprio l'idea della libertà. Pronti? La neve è un po' crostosa purtroppo. Oh, che mal di gambe ragazzi. Non sono veramente più abituato. Dai che ci provo. Andiamo. Guarda che bel pendio vergine. Dai che si va. Sì, sono volato. Sono volato. Peccato, avevo iniziato bene. Ho perso bottiglia. Che grazie a Dio ho ritrovato. E lì c'è la racchetta. È così. È così a non sciare mai. Ma che bella toma. Bello però, dai. Non so se la telecamera lo prende, ma qualcosina ho fatto. Allora, qui dovrebbe essere un po' più fattibile. Sì. È che mi sto scaldando un po'. È molto pesante, non è che scorrono molto, però si prende quello che c'è. Ormai siamo arrivati alla macchina. Ultima curvetta. Oh.